Guardate un po', come promesso che vi ho portato un'altra straordinaria, proprio nel senso etimologico del termine, un'altra straordinaria donna. Tosca d'Aquino, quanto tempo è passato? Ma che piacere, cara, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. E l'abbiamo fatta? Un po' di tempo, ma sembra ieri, dai. Donna super impegnatissima, fra poco vi faccio raccontare quante cose fa Tosca, è veramente una donna multitasking. Allora Tosca, non è per farti i complimenti, insomma, in modo che sei veramente bella, sei veramente come al solito luminosa. E a me, come dico sempre, fa sempre più piacere intervistare le donne, perché secondo me noi donne siamo molto complesse, molto strutturate, ok? E tu sei... quello sicuramente. Lo pensi anche tu. Allora, certo. Tosca, prima di parlare di tutti gli impegni professionali di questo momento, che sono tanti, io lo so perché ci siamo rincorse in quest'ultimo periodo, come ho fatto con le altre donne, Tosca, ti vorrei fare una domanda. Tosca d'Aquino, al di fuori dell'ambito professionale, com'è e chi è veramente? Ah, questa è una bella domanda, cara. Forse dovresti chiedere a mio marito, ai miei figli, alle mie amiche. Ma sicuramente, guarda, lo dico sempre, sono un po' una fregatura, sono un po' una sola. Ti spiego perché a Roma si dice sola, no? Per intendere Certo. Fregatura. Perché tutti pensano, col fatto che principalmente io sia un'attrice brillante, poi sia anche napoletana, che sia anche una persona sempre estremamente giocherellona, sempre estremamente solare, lo sono sempre abbastanza, ma in realtà in casa mi chiamano la Merkel, perché sono in realtà molto molto precisa, ci tengo tantissimo allo studio dei miei figli, ci tengo tantissimo che la casa marci, non so come spiegare. Quindi sono anche molto severa, e allora dico, per questo la fregatura, poi assolutamente sempre tutto con amore, col sorriso sulle labbra, però le cose devono funzionare, quindi sono anche molto molto disciplinata, e questa disciplina che chiaramente io ho nella mia vita e costringo un pochino tutta la famiglia, sono un pochino rompiscatole, ecco. Beh, insomma, in questo diciamo che sei in buona compagnia. Lo so, perché anche tu sei molto precisa, lo so. Esageratamente. Ascolta Tosca, e come succede quindi che una donna come te, con queste caratteristiche, in più una bella donna, decida di essere un'attrice brillante? Da dove nasce questa cosa? Ah, Sonia, io credo nella pancia di mia madre, nel senso che non ho mai desiderato fare nient'altro, ma veramente io ricordi lontanissimi, proprio di 3 anni, sai, all'asilo, e volevo fare tutte le parti dei piccoli saggi, poi ho avuto la fortuna di andare dalle suore a Napoli, in una bellissima scuola, dove c'era un teatro, e quindi già a 6 anni mi facevano fare la protagonista di questi spettacoli, per cui non ho mai avuto un piano B. Ero molto determinata, sai quando vedi quelle bimbe che dicono, che ne so, farò l'attrice, farò la ballerina, farò la cantante, e tutti un pochino ridono, no? Perché dice, ah, che simpatica. E invece io proprio determinatissima. Attrice brillante? Proprio questo? Attrice brillante? No, anzi, io nasco come attrice, devo dirti, diciamo che ho iniziato a lavorare a 14 anni in maniera professionale, e ho iniziato come nelle TV private, sempre cose un po' brillanti. Poi però a 18 anni sono entrata in Accademia, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, dove ho avuto una preparazione, diciamo, prettamente teatrale, nel senso classico della parola. Claro. E uscita dall'Accademia, ma già durante l'Accademia, in realtà, se tu vedi il mio curriculum, ho iniziato con dei film più impegnati, anche il teatro più impegnato, poi probabilmente un po' uscita la mia natura, e quindi con il ciclone di Pieraccioni, con Panariello, che ho fatto Torno Sabato, la televisione, l'intrattenimento, è uscito fuori un po' questo mio lato più brillante, che adesso, non ti nascondo, con la maturità sento proprio l'esigenza invece di fare delle cose di nuovo più impegnate, cosa che sta avvenendo, perché poi un pochino in Italia c'è questo problema, questo limite, che un attore viene un po' ghettizzato, no? Cioè quella fa la comica, quello fa il drammatico, quello fa l'impegna, bravo.
Invece, il bello anche di questo lavoro dovrebbe essere come avviene all'estero, cioè che un'attrice come Nicole Kidman ti fa dal musical, ti fa dal dramma e ti fa il film brillante, comico, cioè quello mi piacerebbe, non è che mi paragono a Nicole Kidman, per amor Ah, di Dio. certo, è un esempio, chiaro, ma in America questo accade spesso, che un attore, anche se nasce prettamente drammatico, prettamente Sì. brillante, riesca poi nel corso della sua carriera a svolgere. Assolutamente. Beh, vedi, molto molto interessante, ma perché Tosca? Perché hai voglia di interpretare ruoli diversi Sì, o perché sì. dentro di te con la maturità comunque qualcosa è cambiato? No, 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 guarda, no, allora io assolutamente adoro far ridere la gente. Spesso mi è capitato con alcune pièce teatrali proprio divertentissime, ricevere dopo la gente in camerino e sentirmi dire signora, la ringrazio perché ho passato 2 ore proprio spensierate, mi ha fatto ridere. Cioè, e questa è una cosa stupenda. E proprio c'è l'esigenza, sai, Sonia, di un pochino diversificare, di cambiare. Cioè, questo lavoro, Non la abbiamo bellezza è proprio pace. forse. Ecco, bravo, non abbiamo pace. Anche la diversità. E mi dispiace molto di avere un pochino questa etichetta, cioè, capito? Spesso scrivono, che ne so, Tosca d'Aquino, napoletana, che questa è un'altra cosa divertentissima, perché facci caso, l'attrice milanese, l'attrice romana, non scrivono attrice romana, È attrice vero, milanese. hai ragione. Invece mi scrivono attrice napoletana, comica, Forse perché avete brillante. più personalità, siete più caratteristiche, no? Se pensi anche alle cantanti napoletane, a Teresa De Sio, insomma, avete Certo. decisamente una personalità più importante. O pensi che ci sia in qualche modo una forma di... No. No, di ghettizzare no in questo senso, ecco, assolutamente, no, 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 no. Però il fatto di essere napoletana è una cosa che mi ha aiutato e sostenuta tantissimo, ma è una cosa che per assurdo anche ti limita, Lo so. perché nonostante, come ti dicevo, io abbia fatto degli studi classici, per cui vengo anche da testi teatrali come possono essere i classici, come Shakespeare, come Chekhov, eccetera, eccetera, e si tende sempre poi, hai capito, vabbè, il napoletano, Edoardo De Filippo, eccetera, eccetera, che per amor di Dio, Edoardo De Filippo è un grandissimo autore italiano e io adoro, ho fatto tante cose di Edoardo De Filippo, ho lavorato anche tanti anni con Luca Di Filippo, il figlio, però mi piace spaziare, ecco, c'è cioè, proprio la cosa bella di questo lavoro. Ti faccio una domanda provocatoria, però siamo qui per questo, anche per cercare Certo. in qualche modo di, diciamo così, andare oltre quelle che sono le Sì. credenze o le convinzioni comuni. Sì. Un'attrice, diciamo attrice perché sto parlando con un'attrice napoletana che ha Sì. caratterizzato comunque molto, non solo, ma molto nel corso degli anni i suoi personaggi, proprio col fatto di essere napoletana. Cioè, tu, Tosca, qualora ti fosse oggi, diciamo così, assegnato un ruolo completamente differente, cioè, riusciresti a non far percepire che tu sia un'attrice napoletana? Cioè, sei proprio in grado? Sì, assolutamente, Questo è già l'ho qualcosa che la fatto. gente non riesce a comprendere. Sì, cara, già l'ho fatto altre volte e anzi una cosa anche questa che mi diverte molto, perché è normale. Allora, guarda, io tanti anni fa feci un film con Ettore Scola, chiaramente a parte il fatto che vabbè, è stato un grandissimo regista, era proprio come un guru, sai, questi uomini speciali dove ti raccontava tante cose, ti diceva tante cose. E io già così giovane scalpitavo, cioè, ma perché devo essere ghettizzata in un ruolo esclusivamente napoletano? E lui diceva, ma no, questa è la tua forza. Cioè, è bellissimo il fatto che semmai pensano ad un ruolo di una napoletana e pensano a te. Per dirti, quindi Anche perché non sei è una abbastanza cosa. unica nel tuo genere comunque, Tosca, una bella Sì, hai donna. capito? Quindi non è una cosa che è un limite, assolutamente. Però più proprio c'è il piacere, il desiderio di fare anche altre cose. Ecco. Ti capisco, ti capisco.